Oh, un buongiorno cari amici. Quanto tempo mi verrebbe da dire? Quanto tempo è trascorso? No, dai, sinceramente non è passato tantissimo, però sapete che a me piace fare video quando c'è qualcosa da raccontare, quando c'è qualcosa di serio, perché fare video tanto per me non piace, ve lo dico, cioè, non vi aspettate, c'è la pausa delle nazionali, adesso ne andremo anche a parlare di questo discorso qui. E prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, mi piace, commentate, condividete con i vostri amici, fate quello che volete, basta che mi fate vedere il vostro supporto. Le seconde cose, andate a iscrivervi al canale di Capoccia Rossonera, Dome Bet. Ieri abbiamo fatto la quinta live dell'angolo rossonero. Ogni settimana, lo sapete, martedì alle ore 17, puntuali come un orologio svizzero. Discorso di oggi. Allora, sapete bene che quando c'è la pausa delle nazionali, in teoria il mare deve essere bello calmo, proprio senza neanche un'onda. Invece, in casa nostra non si parla altro del sostituto di Stefano Pioli. Non si parla di altro proprio. È partito il toto allenatore. Ragazzi, innanzitutto c'è da finire questa stagione e mancano ancora 2 mesi di campionato. Quindi fare nomi mi sembra abbastanza deleterio. Fare nomi su nomi, il sostituto di Pioli. Io, per come la penso io, se non arrivi quarto e se esci male col Napoli, è giusto cambiare. E lo sapete che a me fa male il cuore soltanto dirle queste cose, perché lo sapete quanto stimi Pioli, quanto gli voglia proprio bene come uomo, per quello che mi ha fatto vivere l'anno scorso. Quindi gratitudine al 100%. Però, se arrivi quarto ed esci col Napoli, perché ci può stare uscire col Napoli, ragazzi, non prendiamoci in giro, ci può stare che noi prendiamo e usciamo col Napoli, soprattutto per il Napoli di quest'anno. Ma se arriva quarto, ragazzi, è inutile che facciate dei nomi, Luis Enrique, Conte, io sento ancora gente parlare di Antonio Conte, ma c'è già davvero gente che ci crede. Conte prende 18 milioni di euro dal Tottenham, se ne andrà via dal Tottenham già l'ha detto, lui fa 2 anni in una squadra, dopodiché perde gli stimoli, va via. Voi volete davvero fare questa roba qui? Pagare un allenatore 18 milioni, mannaggia la miseria, questo che sta sbattendo i tappetini qui, sta sbattendo, vabbè. Voi volete davvero partire con questo allenatore sapendo già che tra 2 anni va via? Pagandolo 18 milioni di euro all'anno? Io no, soprattutto poi perché Conte innanzitutto al Milan non ci viene mai, perché il Milan che paga 18 milioni all'allenatore, secondo voi quello si abbassa lo stipendio? Quella è la peggiore delle troie che esiste, Conte, e secondo voi si toglie, sento gente dire, vabbè, ma 10 li accetterebbe, si toglie 8 milioni di euro una persona, 8 milioni di euro una persona, ma cosa state dicendo? Cosa state dicendo? Conte, levatevelo dalla testa, Conte, levatevelo dalla testa, e anche Luis Enrique, ragazzi. Luis Enrique, sì, ha vinto, ma con chi ha vinto Luis Enrique? Con Messi, con Neymar e con Suarez, uno dei tridenti più forti della storia del calcio, adesso soltanto battuto da Mbappé, Neymar e Messi, dal Paris Saint-Germain. Ma ragazzi, ma ci sono certi nomi che fanno uscire giusto perché veramente devono dare fiato alla bocca. Anche Luis Enrique, ragazzi, Luis Enrique quest'anno nel Mondiale ha perso col Marocco, è stato capace di far vincere il Marocco. E nonostante ciò, vi ricordate la squadra che aveva la Spagna? Dani Olmo, Ferran Torres, chi più ne ha più ne metta, adesso me ne scordo una miriade, ma Gavi, quell'altro, Pedri, ed è riuscito a far passare il Marocco. Quindi è un grande allenatore, a parte che costa, anche lui secondo me, non so, meno di 6-7 milioni di euro li vuole. E noi abbiamo aspettato di rinnovare Pioli a 4 milioni di euro dopo che ha vinto uno scudetto. Quindi ragazzi, cioè, ci sono delle volte ci sono, che fanno dei nomi giusto veramente perché non sanno che cazzo dire. Poi è venuto, cioè, a me quello che piacerebbe è De Zerbi. Ma diciamo, a me piace molto De Zerbi come idea di calcio, come calcio propositivo, calcio offensivo. Nel Brighton sta facendo benissimo, è in semifinale di FA Cup contro il Manchester United. Il Brighton, ragazzi, il Brighton si parla praticamente del Monza. Cioè, come se il Monza arriva in semifinale di Coppa Italia. Però lì è un calcio più diverso, ce ne sono molte di più di squadre. Quindi a me come allenatore, come idea di calcio, mi piacerebbe molto De Zerbi. Ma De Zerbi ha innanzitutto una clausola da 15 milioni di euro. Prende 5 milioni e mezzo di euro l'anno. E soprattutto, come dire, secondo me quest'anno una panchina in Inghilterra di pesante salta. Forse anche più di una. Quella del Chelsea e quella del Liverpool.
E De Zerbi è entrato in orbita di queste squadre qui. Quindi non, una volta che va in Premier League De Zerbi, come sta facendo? Secondo me è già sul taccuino di altre squadre, squadre molto più portate economicamente, tipo appunto il Chelsea, che sta, vabbè, c'ha quello lì, Potter, Harry Potter lì, che sta facendo ridere. Però è anche vero che è difficile con tutti quei campioni che gli hanno comprato a gennaio. Klopp, secondo me, ha finito il ciclo con Liverpool e andrà via. E già si parla di De Zerbi, quindi anche De Zerbi, levatevelo dalla testa. Quindi io dico, una volta che abbiamo Pioli, le alternative quali sono? Quali sarebbero queste alternative? Conte no, De Zerbi no, Luis Enrique men che meno, dobbiamo fare un downgrade. Cosa gli dai, Thiago Motta al Milan? Io mi tengo Pioli. Se devi dare Thiago, perché questi sono i nomi, ragazzi. Una dirigenza come la nostra, adesso non voglio sempre attaccare loro, però è anche giusto che non vadano a regalare soldi ad allenatori mediocri. Cioè, io vedo, non lo so, allenatori emergenti nella Serie A. Sì, c'è Palladino, c'è Thiago Motta, ma tu vuoi dare Palladino e Thiago Motta? Cioè, torniamo indietro praticamente. Invece di andare avanti, torniamo indietro se non arriviamo quarti. Perché comunque è vero che il progetto del Milan, se non arrivi quarto, è un disastro, perché blocchi il progetto. Blocchi il progetto e si torna ai tempi di Giampaolo, di Gattuso, di Montella. No, questo non lo vogliamo assolutamente. Quindi il post che ha scritto Luca Lucci della curva per la squadra, cioè, deve essere proprio attaccato alle pareti di Milanello. Ovvero, non arrivare quarto. Arrivare quarto non è un'opzione. Deve essere una roba scontata, quasi. Scontata. Ma scontato ad oggi non c'è niente. Perché se alla Juve gli ridanno i punti, tu sei quinto, e dietro c'è la Roma e dietro c'è l'Atalanta a pochi punti, 1-2 punti, quindi sei molto più vicino alla zona conference, vedete cosa cazzo mi stato, cosa sto dicendo, alla zona conference, che al piazzamento Champions. Quindi ragazzi, io non lo so, ma non sono qui per fare nomi. Io sinceramente, se arriva quarto Stefano Pioli, mi tengo Stefano Pioli. Gli allenatori che vengono cambiati, le squadre che cambiano allenatori una volta ogni anno, sono l'altra di Milano. È l'altra di Milano. Io sto pensando a tutti gli allenatori che ha avuto l'Inter negli ultimi anni. Penso a Spalletti, che sta vincendo lo scudetto. Pioli ha vinto lo scudetto l'anno scorso. Simone Inzaghi, no, Sarri no, Mourinho. Penso a Mourinho, cioè, ce li hanno avuti tutti loro. Quindi, e loro cambiano allenatore una volta l'anno. Poi che Pioli debba migliorare, questo è un dato di fatto, perché ogni volta che cominciamo una partita, nei primi 10 minuti pigli un gol. Cioè, ogni volta che tu inizi in partite tutto sommato che dovrebbero essere anche abbastanza agevoli, tu prendi un gol nei primi 10 minuti. Quello è una mancanza che dà l'allenatore, ok, di difficoltà di approccio dalla partita. Però non per questo io prendo e lancio nel cesso 3 anni e mezzo splendidi che mi ha fatto fare Pioli, perché la nostra scalata è stata bellissima. Ci ha preso dalla merda ed eravamo dalla parte destra della classifica. Primo anno siamo andati in Champions, secondo anno abbiamo vinto, no, cosa abbiamo fatto allora? Primo anno siamo andati in Europa League, dopo che ci aveva preso dalla, non lo so, 13ª posizione, ci ha portato in Europa League, facendoci passare i gironi. Poi il secondo anno ci ha portato in Champions League, il terzo anno ci ha fatto vincere lo scudetto. Quest'anno, voglio dire, vincere la Champions, io non vengo qui a dirvi crediamo nel vincere la Champions, perché ragazzi è proprio un'utopia. C'è gente veramente che dice no, noi siamo tifosi del Milan, bisogna crederci, va bene, però deve succedere veramente una roba, cioè io penso che se dovesse mai succedere una roba del genere, io quest'anno penso che la troverete, la data la troverete sulla mia lapide, perché è una roba a cui proprio non posso credere. Non ci posso proprio sperare, soprattutto per quello che abbiamo in campo. Quindi Pioli ha le sue colpe, però è anche vero che gli è stata data una squadra, ragazzi. Cioè lui aveva chiesto altri giocatori, non ha chiesto altri giocatori, perché Pioli non chiede, Pioli accetta tutto quello che gli danno. Però cioè, si parlava di Botman e Renato Sanchez, doveva rinnovare che sì, sono arrivati Dest, Vranks, Adli, De Ketler, dai ragazzi, Origi, di cosa stiamo parlando? Poi che lui sia uno yes man, questo è vero, perché ve l'ho detto anche in molti video fa, qualora Pioli cambiasse, non vi aspettate che andrà nella squadra di Premier, andrà in una squadra sempre magari fuori dall'Italia, anche se non lo vedo
un allenatore molto internazionale. Quindi il Milan per lui è il suo massimo, secondo me. Lui per lui è il suo massimo, però da qui a dire sempre sì, 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 ce ne passa. Quindi le sue colpe ce le ha, ma non è assolutamente solo colpa di Stefano Pioli. Arrivati a 10 minuti, io vi posso salutare, ragazzi, si sto schiattando dal caldo, sono proprio sotto al sole. Mi raccomando, non andate contro a questa squadra, perché questa squadra è proprio nel pieno, cioè siamo proprio sul punto di o fallire o comunque andare avanti per il rotto della cuffia. Per il momento siamo più vicini a fallire, perché questa stagione qua, ragazzi, se non arrivi in Champions League dopo che hai uno scuretto sul petto, e io le conferenze stampa di Pioli me le ricordo, dove diceva quest'anno l'obiettivo è vincere qualcosa, l'obiettivo è vincere qualcosa, quest'anno non vincerai un cazzo, però perlomeno il quarto posto ce lo aspettiamo, altrimenti tutto questo video qui sarà inutile. Ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa situazione. Questo è come la penso io. Questo è come la penso io. Nessuno potrà mai farmi cambiare idea. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nel modo educato. Ma anche ineducato, cioè, sinceramente, se venite qua a dirmi, lo sapete io come sono fatto io, poi dopo che vi rispondo a tono nei commenti, perché ovviamente vi leggo. Io vi saluto, ragazzi. Pensate bene. Pensate bene prima di sputare merda su Stefano Pioli. Un bacio, ciao a tutti.